Sì, io sono Francesca e oggi voglio parlarvi di un libro che sta avendo molto successo. Ne parlo ovviamente fuori dal polverone che creò quando fu pubblicato, mi sembra l'anno scorso, più o meno in questo periodo, se non ricordo male, e sto parlando del primo volume della saga dell'Attraversa Specchi, Fidanzati dell'Inverno, di Christelle Dabaut. La saga dell'Attraversa Specchi è composta da 4 volumi, di cui 2 editi in Italia, a cura di EO Edizioni, uno non ancora edito in Italia, però per quanto sono riuscita a captare dalla casa editrice l'attesa sarà breve, ma è già appunto è già stato pubblicato in Francia, quindi se sapete il francese avete la possibilità di leggerlo prima di Noi Comuni Mortali. E il quarto volume è inedito, penso che è ancora in fase di scrittura e secondo le ultime dichiarazioni dell'autrice dovremmo aspettare il 2020. Questo primo volume è interessante, è molto carino e soprattutto è finalmente un fantasy che non sia trash, perché diciamoci la verità, nel mondo del genere fantasy quando si entra in libreria troviamo un'infinità di volumi, talmente tanti che c'è l'imbarazzo della scelta e soprattutto molti libri, nonostante non abbiano nulla a che vedere tra di loro, si assomigliano. Ma si assomigliano così tanto che a volte sembra anche un plagio, anche se non lo è. Questa è una saga diversa dalle altre, una saga molto originale e, come ho detto prima, è fatta bene. Questo primo volume però non arriva, almeno io non me la sono sentita di dargli 5 stelle piene su Goodreads. Gliene ho date 4, anche se secondo me non erano proprio 4 piene, ma erano 3.9. Comunque, perché questo? Perché ha degli aspetti negativi, non sono dei difetti. Prima di tutto, ed è poi quello che l'aspetto che poi porterà all'altro aspetto negativo, e cioè la mancanza di presentazione iniziale di quello che è il mondo creato da Christelle Dabaut. Nel senso che in un fantasy classico c'è una presentazione di quello che è il mondo creato dall'autore, prima ancora di immergersi nella storia stessa, proprio per far sì che il lettore abbia già un'idea chiara di quello che è il panorama nel quale poi si svolgerà tutta la vicenda. Ecco, questo aspetto manca in questo libro, perché il primo capitolo, cioè quando iniziamo la lettura, veniamo già catapultati in un momento preciso della vita della protagonista, Ofelia, senza avere una presentazione anticipata del mondo nel quale viviamo, nel quale vive la protagonista. Quindi vengono nominati, viene nominata Anima, viene nominato il Polo, che vengono considerati come arche, però in realtà non ti dà un'idea di che cos'è un'arca, di come è fatta, di quante ce ne sono. Vengono nominati anche i vari ruoli che ci sono all'interno, veri ruoli, comunque le varie famiglie che ci sono all'interno delle varie arche, senza però darti più informazioni dettagliate, cioè queste informazioni vengono date, e non per tutti, vengono date all'interno della narrazione, cioè più si va avanti nella lettura e più ci si rende conto di come più o meno è formato il mondo creato dall'autrice. Dico più o meno perché comunque sia, io alla fine di questo romanzo sono rimasta con dei dubbi, ad esempio come fosse fatta Anima, cioè nel senso so che lei, la protagonista, viene dall'arca di nome Anima, ma in realtà sono rimasta un po' interdetta su come è fatta Anima, quindi diciamo che non c'è questa presentazione anticipata che fa sì che tu abbia già un'idea precisa di come deve essere, di come sono i luoghi nei quali si svolgerà la storia. E da questo elemento poi si va al secondo elemento negativo, che appunto sono concatenati, perché questo modo di narrare
la storia fa sì che ci sia un'estrema lentezza nella narrazione. Infatti questo libro, per avere un più o meno interesse nella narrazione, quindi trovare un po' uno stimolo per andare avanti nella lettura, bisogna arrivare più o meno a pagina 200, che a pagina 200 inizi il vivo dell'azione, perché più o meno l'azione tra virgolette, perché in realtà in questo libro non c'è azione vera e propria. Comunque l'azione o comunque gli intrighi a corte che fanno sì che resti insomma con il fiato sospeso, che si crei un momento di pathos, più o meno insomma arriva a pagina 400. Quindi bisogna arrivare verso la fine del romanzo per poter avere un momento di pathos generale. In sé comunque il romanzo resta passivo, quindi anche questa estrema lentezza nella narrazione l'ho trovato un po' un elemento negativo, che poi sì, avviene perché appunto non c'è una presentazione anticipata del mondo, dei personaggi eccetera eccetera, viene fatto un po' per volta e proprio per questo motivo si crea lentezza. Però, essendo il primo romanzo, non so, io mi aspettavo un po' più di azione, un po' più di ciccia per essere un fantasy. Comunque sì, è un romanzo, non è da buttare, anzi è ben scritto, e soprattutto la parte poi positiva di questa lentezza nella narrazione fa sì che appunto l'autrice abbia più tempo per concentrarsi sui personaggi caratterizzano, insomma, che popolano questa storia. Infatti i personaggi principali, soprattutto quelli principali, vengono descritti dettagliatamente sia fisicamente che caratterialmente, quindi si ha un'idea, il lettore ha un'idea molto precisa di come sono i personaggi principali della storia. Nel complesso, ripeto, il libro è fatto benissimo, non è un libro trash, quindi si può leggere, non ci sono elementi what the fuck che dici ma che cosa ti sei fumata quando l'hai scritto, no. Finalmente è un fantasy scritto decentemente. Poi vorrei fare un piccolo appunto sulla copertina, che secondo me è davvero fantastica. Il secondo libro di questa saga, che si chiama Gli scomparsi di Chiaro di Luna, ce l'ho, non l'ho ancora letto, e per quello che ho capito dovrebbe essere il libro con più azione, cioè l'azione vera, insomma la ciccia, cioè a partire dal secondo libro. Questo libro è praticamente, viene considerato un libro di presentazione dei personaggi e del mondo nel quale si svolgono le azioni, risulta, come ho già detto, un po' passivo, proprio perché anche se ti crea del pathos, in realtà non succede niente. Cioè, è abbastanza lento come libro, quindi se all'inizio vi sembra poco interessante o vi lascio insomma con poca voglia di continuare, per favore andate avanti. Cercate almeno di superare lo scoglio delle prime 200-250 pagine, perché è poi da lì che inizia un po' ad accattivare il lettore. Le prime 200 pagine sono noia, noia, noia. Non tanto noia che dici mi taglio le vene, però è totalmente indifferente quello che accade nelle prime 200 pagine. Bisogna arrivare, come ho già detto, più o meno a pagina 200-250 per poter avere un certo interesse nel continuare la storia, e poi da pagina 400 più o meno scatta quella cosa nel lettore che dice oh mio Dio, chissà come va a finire. Spero che questa saga vi possa piacere. Se l'avete letta, ovviamente non mi spoilerate nulla del secondo libro, vi consiglio di leggere il primo. Se avete letto il primo, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto. Se non l'avete letto, io vi consiglio caldamente di farlo, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!